Una vita sul filo è quella dei profughi ucraini approdati nelle Marche nel vicino Abruzzo dopo lo scoppio della guerra il 24 febbraio 2022. Difficoltà economiche dopo i primi mesi di sostegno pubblico e incertezza sul futuro dominano le loro giornate. E capita, mentre realizziamo l'intervista, di ricevere un messaggio che almeno li rasserena un po', ovvero la possibilità di prolungare il diritto di soggiorno in scadenza, per moltissimi di loro, il 4 marzo. Come sapete, 4 marzo scadranno tutti i permessi di soggiorno con motivo protezione temporanea, emergenza ucraina, che saranno rinnovati per altri 12 mesi come prorogato dall'Unione Europea. Abbiamo contattato la questura di Ascoli Piceno che al momento non ha ancora organizzato la modalità e gli sportelli per rinnovo. Tuttavia al fine di organizzare la modalità con loro chiediamo i nominativi di quanti sono seguiti dalla nostra Caritas diocesana, sarebbe di San Benedetto del Tronto, rivolgersi e per chi vogliono rinnovare il permesso in modo da fornire questa lista poi alla questura e c'è un modulo da compilare. Ad inizio, è passato un anno, ad inizio quando sono arrivati i primi rifugiati eravamo pieni di speranza, di raccolto di aiuti, siamo stati riuniti tutti rifugiati con conoscenti, anche le persone che volevano stare vicino ai rifugiati, con mamme con bambini, persone anziane eccetera, e andava tutto bene liscio, eravamo pieni di speranza. Invece con passare tempo la situazione è un pochino leggermente peggiorata. Alcune mamme con le figlie hanno dovuto ritornare al paese perché non sono trovate bene anche con accoglienza, anche con aspetto economico. I rifugiati nei primi 3 mesi in Italia hanno avuto diritto, oltre a vitto e alloggio, a 300 euro al mese per gli adulti e 150 per ciascun bambino, flusso poi terminato con le difficoltà conseguenti. Un'altra richiesta è quella di avere un luogo dove potersi incontrare. Quando sono arrivati i primi rifugiati abbiamo organizzato con le forze nostre il centro dell'aiuto dove abbiamo raccolto sia il cibo sia i vestiti, insomma la roba di prima necessità per poter aiutare le famiglie, perché tanti sono arrivati nelle Marche dalle famiglie che non potevano stessi mantenere altre famiglie in più. Quindi tutto questo abbiamo fatto in modo informale, che adesso vogliamo proseguire e dare questa possibilità formalmente, chiedere aiuto in qualsiasi comune se possibile, per poter avere uno spazio gratuito e proseguire col nostro lavoro. Importante il ruolo dei familiari ucraini già presenti in Italia dai tempi della dissoluzione dell'Unione Sovietica. 14 marzo dell'anno scorso ho accolto a casa mia 17 parenti miei, con bambini, miei cugini, miei nipoti e tutto quanto. Ho fatto tante telefonate al comune e mi ha detto: va bene signora, ma una settimana può stare, dopo ci pensiamo noi, dopo dobbiamo fare sistemazioni, per loro è ok. Da oggi non abbiamo sistemato niente. Io tra questi nipoti che ho avuto a casa c'era una campionessa europea e mondiale, Eva Coristova, e che praticamente a domenica sono scappati alla Spagna perché non potevano qui trovare nessuna sistemazione. Ad aprile sono arrivati i miei genitori, perché noi sempre da questa città Kharkiv, che è stata bombardata dal primo fino all'ultimo giorno, anche ieri hanno bombardato. La casa dei miei genitori è distrutta completamente, si è bruciata perché vivono al centro di Kharkiv e praticamente sono distrutta. La casa e questo palazzo sono distrutti completamente. Mia mamma, quando sono missili, sono caduti all'appartamento nostro, è caduta dalla sedia e spezzata la colonna vertebrale. Papà e con Croce Italiana, che io ho organizzato tutto questo viaggio perché mamma stava immobile, e sono arrivate qua. L'unica cosa è che grazie a Caritas, che loro ci aiutano tantissimo per mangiare, per un pochino per pagare qualcosa. Da parte dei profughi, nonostante le difficoltà, emerge però un sentito ringraziamento verso l'Italia per l'accoglienza dimostrata.
Tutti gli italiani sono aiutare molto. Tante grazie a tutti gli italiani. Allora, Vittoria vuole ringraziare soprattutto al comune di Sant'Egidio perché per aiuto di comune i loro figli finalmente dormono tranquilli dopo aver vissuto questo enorme terrore.